ragazzi, come promesso, ecco a voi la storia di Jack O'Lantern. Jack, un fabbro irlandese con il vizio del bere. Diciamo che in una gara chi la prende più grossa sarebbe dura da battere. Jack ha finito tardi di lavorare, ha solo voglia di perdere i sensi dentro un tipico pub irlandese. Già con la sua utile dose nel sangue da fare invidia a un contadino della Baviera, ormai stanco, butta giù l'ultimo sorso, quando in penombra un morto resuscita. Sembra proprio il diavolo in persona. Non ha meglio di niente da fare che andare da un vecchio ubriacone. Scansa le anime pure. Le più fragili, ovviamente, sono sempre le più viziose. E lui lo sa bene. Avrebbe dovuto presentarsi con altre sembianze, con quella faccia Belzebù dove crede di andare. Jack, deciso a non renderla facile, chiede un'ultima bevuta prima di vendergli l'anima. Il diavolo, ingenuo come un film di Lando Buzzanca, si trasforma in una moneta da 6 pence per pagare l'oste. E Jack è così lesto da intascarsela. Non riuscì più a tornare alla sua forma originaria grazie a una croce d'argento che Jack possedeva. Così il diavolo, per farsi liberare, gli promise di non tornare a reclamare la sua anima per i prossimi 10 anni. Saltiamo la parte dove il diavolo viene fatto fesso per la seconda volta e andiamo diretti come un treno in Transilvania al gran finale. Jack muore. Beh, con quel nome da 40 euro a bottiglia in fondo è durato anche troppo. Andare a bussare alle porte del paradiso non sembra conveniente da entrambe le parti. Così Jack fu costretto a bussare alle porte dell'inferno. Il diavolo era ancora abbastanza avvelenato per la figura d'Apollo che gli aveva fatto fare. Lo rispedì indietro, tirandogli un tizzone ardente. Jack se ne servì per illuminare la strada e affinché non si spegnesse col vento, lo mise dentro una rapa. Fine della storia.